Da 50 anni di esperienza a Stilbagno nasce Camer. Riduttivo chiamarla rassegna d'arte. Parcando la soglia di Palazzo Foppoli a Tirano si respira una nuova spiritualità, proprio come se un'altra dimensione si fosse insinuata fra le sale. Una mostra audace, quella proposta dal Kiwanis Club Città di Tirano, forgiata dalle sensibilità di artisti di notevoli capacità e dai soci kiwaniani che ormai da anni propongono alla valle eventi dal forte impatto educativo, ispirati alla crescita spirituale, quadri terapeutici trapuntati di simbologie, condottieri impavidi fra i terreni universi e quelli dell'anima, radici di piante annodate, annerite, ma sempre cariche di vita, a ricordare a tutti noi la resilienza davanti alle difficoltà, ma anche i giardini mignon, perché lo sguardo posato da nuove angolature insegna ad elevarsi, e poi mandala coloratissimi, ipnotici, magnetici, ad aprire varchi di arcano sentire e antichi libri trasformati in luoghi fantastici, una serie infinita di quadri dipinti, estro pittorico di grande energia, gli angeli sognati, concretizzati nei colori e nelle forme, pagliacci, maschere intercambiabili, la lotta contro la violenza femminile, molte le tematiche. Il Kiwanis Club Città di Tirano è un club a disposizione del territorio. Si impegna a fare cose diverse, sempre cercando di inserirsi e aiutare quelli che sono gli aspetti più belli, diciamo, della collettività. Il Kiwanis Club Città di Tirano ha dato la possibilità a queste numerose artiste che stanno partecipando a questa mostra di esporre il loro lavoro, la loro spiritualità, perché io ritengo che ogni forma d'arte sia qualcosa che riguarda lo spirito, e lo spirito è la cosa che in questo periodo ci manca maggiormente. Colore e creatività a coloriamo, ma anche occhio al riciclo, al riuso, al rispetto del mondo in cui viviamo. Un'arte questa non solo bella da ammirare, ma anche interattiva, taumaturgica, che cura e nutre l'anima, eleva lo spirito e crea benessere. Da visitare fino al 17 luglio per vedere oltre la soglia del comune sentire. Siamo in 20, 20 artisti, di cui 20 erano già qui in mostra lo scorso anno con le proprie proposte. Adesso abbiamo 10 nuove proposte di autori che non si fermano solamente alla linea, alla forma e al colore, ma vanno in profondità, vanno nelle emozioni. Direi che in un certo qual senso abbiamo la voce e il colore dell'anima di ognuno.